Dopo aver pubblicato quasi 60 episodi di storia della musica, mi sono detto: perché non mostrare che cosa c'è dietro questo lavoro? E così, eccomi qui, un dietro le quinte non richiesto. Ma vedrete che sarà divertente e istruttivo. In linea di principio, voi dovreste aver già visto, o quantomeno aver visto pubblicato, il video su Bernard Aventador. Ma per me, ora che sto registrando questa parte, è il 13 di aprile. Ieri è uscito il video su Marc Abreu e adesso mi appresto a scrivere proprio quello su Bernard Aventador. Vi terrò aggiornate passo passo. Vi informerò sulla ricerca del materiale, la scrittura del video, che sarà la parte più difficile. Non appena poi avrò tempo registrerò quella puntata, ci sarà lunghissimo montaggio e infine la pubblicazione. Vabbè, in realtà ci sarebbe una parte fondamentale, ovvero la copertina del video, ma quello insomma ne parliamo alla fine. Nel caso Trovadorico, come detto, parto con grossi vantaggi perché appunto conosco già dove sono ubicati i canzonieri, quindi dove ci sono le Vidas e quello K, li ho visti digitalizzati in questi mesi, quindi insomma l'ho già spulciato abbastanza. Poi soprattutto le fonti musicali, che sono fondamentalmente sempre le stesse, Chansonnier d'Orfée e il manoscritto Roi, quelli rimangono una base fondamentale, ma senza ovviamente la saggistica degli esperti che hanno già trattato questi argomenti non andrei da nessuna parte. Ma ricordatevi che se volete fare dei video l'importante è iniziare a scrivere. Eccomi qua, siamo al 14 di aprile, il giorno successivo ho già la bellissima nuova cartella di Bernard e apriamo il testo e iniziamo. Tac, e voilà, qui vicino a me ho un po' di testi di cui vi parlerò in un'altra occasione, ma c'è soprattutto quello su Bernard Aventador, fondamentale. Scusate, mi sposto perché non c'è luce. Allora, che cosa dobbiamo dire? Praticamente per iniziare un video, per la scrittura, serve fornire qualche informazione su cosa. Io invidio molto gli americani in questo, cioè se guardate i video statunitensi, non tutti, però in poco, veramente nei primi 10, 15, 20 secondi avete già tutte le informazioni che vi servono. Ora, per fare questa roba per i trovatori, per Bernard, è un pochettino più difficile, però diciamo che qualche spunto già dobbiamo darlo. Il punto è che è necessario fornire da subito una motivazione, cioè l'ascoltatore perché dovrebbe fermarsi ad ascoltare un video su Bernard Aventador? Allora, i motivi sono essenzialmente due. Uno, più di marketing, cioè i social funzionano in questa maniera, cioè tu devi in qualche modo catturare da subito l'attenzione, specie per gli short, che quelli poi si saltano. Però anche in questi video io ritengo che da subito devi fornire delle informazioni, insomma dare delle motivazioni in più. E l'altro motivo però è un po' più serio, cioè la divulgazione non può essere troppo così effimera, fumosa, cioè ci devono essere delle informazioni chiare, per cui è un po' il mio compito, ma io chiaro non sono. Per fortuna poi ci saranno le grafiche, gli schemini, le immagini che aiuteranno un po' a seguire meglio, meno male. L'introduzione comunque risulta una delle parti più complicate per me, perché insomma ci sto troppo dentro, però l'importante è iniziare, perché altrimenti non si va da nessuna parte, bisogna avere un po' le idee chiare su cosa si andrà a dire. Poi se il mio video, la scrittura del video, le informazioni che andrò a scegliere porteranno ad altro, poi posso anche modificarla alla fine, come si fa in genere per le introduzioni delle tesi di laurea. Ci vediamo in un altro momento. Buongiorno a tutti, sono le 7 del mattino, è domenica 16 aprile e non ho ancora scritto una riga, quindi ho detto cose che in realtà poi alla fine concretamente non sono riuscito a fare, però sto andando a Savona per delle prove, per cui approfitterò della solitudine per rileggere ancora dei testi per capire dove andare a parlare, ma ho già delle idee. Buongiorno a tutti, è passato un altro giorno, è 17 di aprile, non ho ancora iniziato a scrivere, però diciamo ho raccolto un bel po' di idee tra ieri e oggi. Ieri sono stato via tutto il giorno per le prove, ma ho avuto quei viaggi in treno che sicuramente mi hanno aiutato molto, e oggi in queste piccole pause sto buttando l'occhio ad altre letture, anche un po' più didascaliche. Per esempio sto sfruttando anche Wikipedia per diciamo i lignaggi dei regnanti, che quelli sono sempre un po' complicati, e come aveva detto anche Barbero, per quanto riguarda appunto il lignaggio, la provenienza, chi è il padre, chi è la madre, quella cosa può essere sempre utile, ovviamente per i regnanti che circondavano il trovatore Bernard Aventador. Maggio, sono arrivato a casa e finalmente posso registrare la puntata. Allora, giusto due specifiche sul testo. Anzitutto ho fatto 9 pagine con più di 3000 caratteri e in genere tenete conto che io ci impiego almeno, insomma, cerco di non oltrepassare le 5, mi do questo confine proprio per non esagerare col minutaggio poi che sarà del video, e anche proprio per me fisicamente, perché il montaggio sarà veramente incredibile, però insomma non importa, questo sono affari miei che poi vi spiegherò non so quando. In ogni caso sono abbastanza contento, anche se devo ammettere di nuovo che ogni volta che scrivo questi testi poi mi sento sempre un po' in colpa, soprattutto dico: ma
io l'ho capito, no? Nel senso dico, ok, questo argomento lo studio, sto leggendo varie fonti, ma chi magari ascolta, si approccia a questo video senza conoscere tutte quelle specifiche, oppure semplicemente che non si ricorda determinate cose, insomma capirà, ecco, questo ogni volta, ecco, dal testo talvolta mi viene un po' questo dubbio. Per fortuna il video ha quella potenzialità in più che, oltre, vabbè, alla mia faccia che parla, più che altro ci sono le immagini, ci sono tutte le grafiche che posso aggiungere, i video, in qualche modo, insomma, credo che alla fine poi si capirà, però fino a che non lo vedo fatto non me ne convinco. Però pazienza, 9 pagine, tra poco inizio a registrare perché sarà bella tosta, vi faccio vedere come. Allora, in genere questo è il mio background, quindi accenderò di sicuro la luce, vi faccio vedere proprio come faccio, perché un po' di retroilluminazione fa, poi utilizzerò altre luci che magari metterò da qualche parte qui, vediamo, se sono legati i libri è perché ho una bambina di 1 anno e mezzo che si diverte a prendere i libri, e niente, adesso vi faccio vedere l'altra attrezzatura. Allora, abbiamo il nostro cerchio di luce, il filtro rosso ovviamente non va bene, quindi lo togliamo, mettiamo anche a crudo così, amen. E questo è fondamentale, chi vuole far video, la luce è importante, la luce è importante, e perché insomma ti deve dare un'illuminazione. All'inizio io tipo l'accendevo, tac, bzz, l'accendevo, però magari mi puntava troppo gli occhi, si vedevano i classici tondoni negli occhi, sta roba qui, però poi, non so, vediamo se si vede, dovrebbe vedere, però poi pian piano ho scoperto la BC che va tenuta un pochettino più alta, che ti illumina un po' la testa, ci sono un po' di tecniche in realtà sulla luce, però questi sono discorsi in più per la storia della musica, però a cui voglio tener conto, proprio per fornire una qualità il più possibile eccelsa. Allora, poi piazziamo anche questa luce qua, ovviamente possibilmente i fili non si devono vedere, questa è un'altra luce, ma come ho trovato le ultime volte, se mi metto qui non è male, ovviamente questo è bruttino, però bisogna curare un minimo, no? L'angolatura, l'angolazione, poi avrò un campo diverso. Questa è la cucina di mia figlia, ma altri dettagli, questi si possono togliere. Allora, qua abbiamo un bel treppiede, che terrò un pochettino alto, ma ultimamente mi sto sedendo perché sono pigro. E poi la mia macchina fotografica, ho un 24 mm di... come dire, obiettivo, che va bene, insomma, ti tiene fisso. Era proprio la mia macchina fotografica che l'ho convertita in cose video e faccio ancora foto, però diciamo che è molto comodo. Chiaro, questi non è il top di gamma di queste Canon qua, però devo dire che poi per quello che devo fare io va super, super, super bene. Spero comprendiate che non state ascoltando dei consigli di un professionista, ma di un umile un umile video, non so neanche come dire, video amatore, sta roba qua. Comunque io posizionerò qua in modo tale da tac, e poi tra poco ci sentiamo. Se volete fare dei video, ricordatevi sempre di avere 2 batterie, in modo tale che una è carica. Ovviamente se ve lo dico perché l'ho imparato con l'esperienza, perché all'inizio mi si scaricava tutto. Ovviamente poi non dimenticate di aggiungere un microfono, se ce l'avete questo non è che valga tanto, un piccolo condensatore, ma poi per l'audio non è che migliori più di tanto, ma quantomeno non fa poi così schifo. Ok, dovremmo esserci. Allora, questa è l'inquadratura, come notate c'è un termostato che non voglio che si veda, mi piacerebbe, ecco, l'abat-jour lì si vede, insomma direi che ci siamo. Poi chiaramente più lontano rimando, più magari ho quella profondità per fare il tac. Come potete immaginare, l'aspetto video tecnico che vi sto mostrando è irrilevante per la storia della musica, per tutto quello che racconto, però fa parte di una modalità di narrazione, di un format di queste cose qua, non professionale, me ne rendo conto, ma che comunque voglio fare bene, ok? Potrei anche veramente riprendermi così malamente dal telefono, che comunque, come ormai, insomma, hanno una qualità decente, più che decente, però voglio comunque creare un'ambientazione idonea per il racconto. Per il resto molto simple, io qua ho il testo, qui recito davanti e basta, quindi io cercherò di raccontare davanti a questa bella telecamera tutte le cose che ho scritto qua. È chiaro che le recito, cercherò di, poi vado un po' a braccio, però mi sono scritto tutto. Dai, condivido con voi alcuni momenti di registrazione. Tenete conto che molte delle cose che ho scritto le avevo già pensate, questo forse ve l'avevo già detto qualche settimana fa,
Comunque le ho pensate proprio per recitarle in maniera molto easy, cioè le leggo, perché ci sopra metterò video, grafiche, immagini. Avete visto quanto ci sto mettendo. Questo ho iniziato il 13 aprile, vabbè. Comunque, pazienza, mi dispiace, questa è la mia vita. Tanto ho appena fatto anche un concertone il 25 aprile. Iniziamo a recitare questo Bernardo Ventadour, conosciuto per essere stato uno dei primi trovatori della storia. Appena concluso il video, finalmente, sono molto contento, penso che sia venuto abbastanza bene. Ora devo fare la foto, perché sapete, c'è anche l'anteprima sarà una cosa rognosissima, lo so già. Comunque, con un po' di accorgimento, mettendo una luce qua dietro, ti fa anche un po' di tridimensione. Questi sono accorgimenti molto molto importanti per la fotografia. Ok, ho qualche minuto a disposizione a scuola, nell'ora buca, ho già piazzato tutte le clip e pian piano metterò in ordine. Prima si mettono in ordine le clip, poi tutto il resto. E col volto della sigla si riparte. Ventadour si trova nel limosino, nel bel mezzo della faccia. Praticamente è tutto l'intro. Mannaggia, 21:22. Scusate. Insomma, montaggio video finito, diciamo la parte di contenuto. Ora verrà la parte più complicata, cioè mettere le grafiche, le immagini, tutte quelle cose lì. Buongiorno a tutti, ormai è il 5 maggio, quindi ci sto lavorando quasi da un mese a questo video. Cioè, lavorando a spizzichi e bocconi in realtà. In ogni caso, ora avrò un'oretta di tempo. Penso di riregistrare il canto, perché secondo me non era granché quello che ho fatto su Bernardo. Ma al di là di questo, poi continua il montaggio. E poi vi mostrerò anche le tecniche che utilizzo, per esempio di grafica, sia su Canva e sia sul Filmora stesso, che è il programma di montaggio che uso. Ok, sto creando le prime, diciamo, grafiche per il video, vi mostro subito. Allora, sono su Canva, praticamente ho scritto Ventadour perché inizierò dicendo appunto dove siamo, e secondo me l'immagine un po' moderna può aiutare, perché comunque fa visualizzare da subito. Queste, diciamo, decorazioni le sto provando per rendere un pochettino più spicy la cosa, e il fatto che si muovano, no, sotto ci siano delle, come dire, delle texture di quel tipo, può aiutare, non lo so, a me piace un pochettino di più, rende un po' più accattivante. Beh, vado avanti. Ok, è il 12 maggio, penso che ormai sto lavorando a questo video da più di un mese, no, più forse no, però comunque siamo lì, e sono arrivato al montaggio al minuto 4:12, sono nella parte in cui, diciamo, prendo, questa è la vita di Bernard, sto mettendo tutti i video, tutte le immagini con il testo in modo da farlo seguire. Alcune, come sapete, sono un po' di fantasia, è una licenza che mi prendo proprio perché la vita stessa, no, è un po' fantasiosa, allora anch'io metto delle immagini un po' così non pertinenti, però del resto non ci sono, quindi cosa devo fare? Comunque, piccole emozioni, stavo cercando un'immagine su Perotino, così, insomma, per avere l'ultimo riferimento da inserire, e tutte le ricerche di Google portano i miei video. Non so se sia un bene. In ogni caso, questo volevo dirvi, è il 17 maggio e siamo al minuto 18:06. Ho tagliato una parte abbastanza importante, ma la ripeterò in un altro momento, ma non volevo renderlo troppo lungo. Siamo alla fine, ragazzi, siamo alla fine. Ok, vi faccio vedere praticamente la parte in basso, questa qui, sono tutti i tagli del mio video, dove parlo io. Qua sopra ci sono tutte le immagini, tutte le grafiche che ho inserito e poi, diciamo, ulteriori riferimenti. Per rendere tangibile la cosa, qua ho messo i soliti audio, insomma, le solite cose da, vabbè, quelle cose che sentite e che metto sempre in descrizione. E niente, sono molto contento, è stato un lavoro molto impegnativo. Ragazzi, finalmente esporto il video. Beh, devo ancora fare l'anteprima, comunque il lavoro grosso è fatto. Fatemi un applauso, un mese di lavoro per un video che verrà visto pochissimo, perché cavolo se ne frega di Bernard. Peccato. Buongiorno, è il 19 maggio, finalmente è uscito il video ieri e adesso vi parlo dell'ultima parte, quella forse più importante, cioè l'anteprima. La gente arriva su YouTube e vede che cosa? Beh, intanto guardiamola, io l'ho fatta in questa modalità, un po' simpatica, volevo in qualche modo che ci fosse, insomma, ho messo sto cuoricino che fosse un po' simpatico, ma l'ho fatto per ovvi motivi, no? Insomma, di questa vita un po' sfortunata, insomma, di questa memoria, bla bla, c'è il mio volto, c'è Bernardo Ventadour, ho messo, diciamo, l'immagine un po' ottocentesca che è stata fatta di Eleonora d'Aquitania, ho aggiunto un sottotitolo. In genere basterebbe, no? Dovrebbe essere sufficiente il titolo, però
Per chi non conosce il progetto, insomma, una serie di cose, l'anteprima aiuta. Vi faccio un esempio concreto. Io entro su YouTube e mi compaiono un po' di anteprima, un po' di video, no? Perché dovrei guardarmi questo, per esempio, il Brendan Anker lo conosco, mi piace, però già questa anteprima non mi interesserebbe molto. Però lui è un grande, parla di duty, di robe così. Perché in Italia fa sempre le stesse anteprime, va benissimo, evidentemente lui è conosciuto. Rox funziona, no? Grande Rox, un saluto, andate a guardare questo nuovo podcast sull'opera che spacca. E, no, veramente piacevole, un saluto a Rox. Poi una serie di cose, One Piece, quindi guardo, poi non so, andiamo avanti. Rox ovviamente mi ha pagato per essere lì, perché sennò... e orrore spagnolo, tipo quelle di Nova Alexia mi piacciono un sacco. Quelle di Nova Alexia insomma, funzionano sempre, però poi magari la gente comunque non gli interessa. Quindi, Bernard Aventador, questa è stata la mia anteprima. E ho cercato comunque di dargli un po' di risalto, no? Ho messo qualche lucina sotto, staccato i personaggi per dare un po' di dinamicità alla questione. Però poi alla fine comunque non credo che venga visto più di tanto lo stesso. Diciamo che è uno sforzo più un esercizio di stile. La semplicità di solito viene premiata, ma non è detto, non è detto. Quindi non so veramente come funziona. C'è chi non fa un cavolo, butta lì e funziona bene. C'è chi, tipo Luis, non so queste cose qua, però sono dei contenuti molto belli. Questa roba qua, farla uscire non è semplice. Però ci abbiamo provato. Dopo un mese di lavoro vorrei mostrarvi le statistiche di questo video. Come sta andando, ok? Cioè, ora che avete visto cosa c'è dietro. Allora, innanzitutto vedo che ha ottavo su 10, vuol dire che degli ultimi 10 video è all'ottavo posto, dopo 22 ore ovviamente. Guardiamo un attimo che ora sono stati i primi. Allora, abbiamo dimenticato la musica della storia, perché questo era carino, e aveva in neanche 24 ore aveva già fatto 500 visualizzazioni. Io non li sponsorizzo più i video, perché non c'ho ma non perché sono ligure. Poi c'era questa qua su Daolmi, del libro, era piaciuto molto all'inizio. Vedo anche quello con Rusconi, col professore, insomma, che avevamo parlato di Guido Arezzo, recuperatelo perché spacca. Trovatori, quello generale, Rudel, speciale 8000 iscritti, poi l'incontro che avevo fatto sulla Grecia, che adesso, dopo domani, in teoria se non diluvia, dovrei fare il secondo sul Medioevo. In ogni caso, vedo che le visualizzazioni sono in calo, quindi 216, ma insomma siamo all'inizio, vediamo. Sono contento però perché il minutaggio si sta allargando, cioè 8 minuti e 2 vuol dire che di queste 216 persone, mediamente, almeno all'ottavo minuto, quindi di più, perché qualcuno si sarà fermato prima, l'hanno guardato. Questa è una cosa positiva, perché per la fine è mio dovere cercare di far tenere le persone, ma non perché l'algoritmo, no, proprio perché l'argomento merita, e però lo voglio anche rendere godibile, no? Cioè che la gente dice, ah cavolo, però sta roba mi voglio proprio fermare a guardarlo. Vado a vedere altre analisi, vi dico subito che non credo ci sia bisogno di specificarlo, io non faccio questo lavoro per le visualizzazioni, per la fama, questi discorsi. Però è chiaro che con tutto questo lavoro che c'è dietro, lo faccio proprio perché mi piacerebbe che questi argomenti potessero in qualche modo uscire, essere più diffusi, ok? Quindi se questo progetto si dovesse allargare è una cosa positiva. Però non vi nascondo nemmeno che adesso sto ricevendo comunque dei commenti da parte vostra molto positivi e soprattutto di persone interessate. Adesso che parlo dei trovatori ci sono anche persone appunto, ah quello, ma non è, quando parlavo della Grecia avevo altri tipi di esperti che mi esperti, o comunque interessati, così per il Medioevo cristiano, no? Ho conosciuto i gregorianisti, ho conosciuto, insomma è bella questa roba qua, perché andando ma magari questo ve ne parlerò in un'altra occasione. Ecco, questo video comunque ha generato per ora 3 iscritti, niente di che, ma sono contento, vuol dire che per il momento questa anteprima funzionicchia, ma non so veramente, io non conosco le dinamiche, non so se mi interessa, dovrei interessarmi, però questo è ciò che c'è dietro un video di Mastro Elia su YouTube. Grazie per aver visto tutta sta ambaradà e ci rivediamo presto nella perigliosa navigazione, la strada musica, quella del video. Ciao!